Parliamo di Balotelli, non perché mi interessi particolarmente, anzi, è perché sto facendo un test che non vi dico. Quindi parlo di Balotelli. Balotelli che tra l'altro, insomma, si è espresso e non poteva essere che così, insomma, con messaggi di solidarietà per Kalidou Koulibaly. E Balotelli che fino ad oggi nel campionato francese, dove chiaramente non si sta trovando con l'allenatore, è evidente, non ha realizzato nemmeno un gol, quindi 0 gol, un assist e, se non sbaglio, 5 ammonizioni più un carattere, insomma, che come lui sempre ha, come diciamo media voto siamo intorno al poco più della sufficienza stirata. E con la possibilità, magari nel mercato di gennaio, di cambiare aria. Si è parlato anche di un ipotetico ritorno in Italia. Allora, vediamo chi eventualmente potrebbe ospitare Balotelli. Ospitare è una parola brutta, insomma, chi potrebbe dare una maglia da titolare a Balotelli. Allora, sicuramente non una squadra di prima fascia, non la Roma di cui si è parlato. Insomma, io con tutto il bene che posso volere a Balotelli, poco, però diciamo che tecnicamente, se sta bene, è un attaccante di spessore, se sta bene. Il problema suo è caratteriale, poi ritorna sempre comunque negli stessi errori. Quindi prima fascia, poi prima fascia, bisogna vedere se la Roma adesso è considerata una squadra di prima fascia, ma in ogni caso la Roma no. La Roma non ha bisogno dei Balotelli, né tecnicamente né a livello proprio di spogliatoio, non serve. Napoli, ma fino a qualche periodo fa te potevo anche dire sì, ma credo che Milik sia molto più forte dei Balotelli, quantomeno vede la porta con una maggior concretezza, quindi non andrei a toccare quello. Fiorentina, ma Fiorentina sì, Simeone non sta passando una grande stagione in questo momento, però io lo vedo molto più centravanti dei Balotelli, cioè se tu gli butti una palla in mezzo su tre, una te la butta dentro, o comunque impensierisce le difese avversarie. C'ha una cattiveria che Balotelli se la sogna, e quindi sì, è vero, sta passando un momento poco felice, però secondo me è molto più attaccante dei Balotelli. A questo punto scendiamo un po' di livello. Potremmo pensare al Parma, ma il Parma c'ha Inglese. Inglese fa reparto da solo, ragazzi. Ma a parte ha segnato un sabato quando era a Firenze, però comunque è uno che te regge il peso dell'attacco da solo, fa sponde, fa sportellate. Quindi no, nemmeno a Parma. Genoa c'ha Piontek, c'ha Kwame, insomma, non credo che Balotelli troverebbe posto, men che meno alla Sampdoria, dove Quagliarella è il re. Tra l'altro sta segnando in maniera costante, per cui a questo punto scendiamo un altro po'. Che resta? Vabbè, Atalanta manco l'ho detto, insomma, in un organico che funziona come un orologio svizzero, insomma, mettere un Balotelli va a fare la popa da devastazione. Poi c'è Zapata a questo momento, insomma, guai a chi lo tocca, guai a chi me lo tocca. Sempre stato il mio pallino Zapata. Quindi scendiamo. Udine? Sì. Udine potrebbe essere un buon trampolino di rilancio. Bologna. Bologna sì, sicuramente c'è un attacco pietoso, dove Rodrigo Palacio sembra Maradona lì in mezzo, per cui sì, Bologna, Udine. Non dico Chievo, insomma, lo valuto un po' di più rispetto al Chievo di questo momento. Che resta? Non lo so, dire Empoli? Ma Empoli c'è Ciccio. Non lo so, ditemi voi, secondo voi in Italia dove si collocherebbe Balotelli, che proprio ti garantisce la maglia da titolare? Balotelli c'ha molte simpatie tra gli utenti di YouTube, però personalmente, se poi noi andiamo a fargli proprio le pulci, secondo me sono poche le squadre anche in Serie A dove giocherebbe titolare, per cui scrivetemi sotto Balotelli dove lo vorreste nel mercato di gennaio in Italia.